Forza, diavolo, Ale, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo, vinci per noi. Qui che cantiamo con il cuore, diavolo, vinci per noi. La 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 la. Vi vogliamo così. Vi vogliamo così. Allora, ragazzi, il video è molto lungo, ma vi prego, ascoltatelo fino alla fine perché è un video molto sentimentale, con tanta passione dentro. Ascoltatelo. Ragazzi, mettete i like ai video perché per far ascoltare la nostra voce servono tanti like per andare su più in alto possibile nella home di YouTube, nelle pagine del calcio. Quando la gente scrive AC Milan, più like ci sono, prima veniamo fuori noi. Non è importante il numero di iscritti, ma è molto più importante quanto gli iscritti interagiscono sul canale. Ed è semplice, basta mettere un like. Io non vi chiedo iscrizioni, se volete iscrivervi iscrivetevi, se no non iscrivetevi. Però se i video vi piacciono e se siete d'accordo con me, mettete un bel like. Vai col video. Questa è la storia. Noi siamo i tifosi del Milan. Ciao a tutti. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Primo commento, team maglie calcio. E vi do un consiglio spassionato. Contattate Francesco e fatevi inviare il nuovo catalogo di team maglie calcio, non solo tute delle squadre di calcio, ma anche tute dell'Adidas, della Nike, della Puma, senza stemmi delle squadre, ma eccezionale. Trovate tutto a prezzi eccezionali e con lo sconto Tringa tutto sarà ancora migliore, ragazzi. Team Maglie Calcio, il numero del gruppo WhatsApp, ragazzi, tute che costano 200 euro a metà prezzo. Uno spettacolo. Il catalogo nuovo di Team Maglie Calcio lo trovate sul gruppo WhatsApp, che non è un gruppo, è semplicemente un numero WhatsApp dove contattare Francesco. Non entrerete in nessun gruppo, nessuno vi contatterà mai, non avrete notifiche. Serve solo per contattare Francesco. Fatevi inviare il catalogo. Marchetta fatta stamattina e facciamo un'altra marchetta stamattina al mio amico, a mio fratello Matteo Chiamenti. Iscrivetevi da Matteo Chiamenti. Tutti quelli che si sono iscritti da Matteo sono contenti per i contenuti che porta Matteo, ma soprattutto perché è così come fu questo canale all'inizio. Matteo porta bene. Matteo, con l'entusiasmo e la passione che mette in quello che fa, porta bene, fa bene alla nostra squadra, fa bene al web. Ci vorrebbero molti più canali come questo e come quello di Matteo, perché qua e da Matteo si tifa veramente la nostra squadra del cuore. Iscrivetevi da Matteo Chiamenti, il link lo trovate in descrizione. In descrizione trovate anche tutti i miei social, soprattutto il gruppo Telegram aperto a tutti. Allora, ragazzi, io stamattina mi ride anche il buco del culo, ragazzi, scusatemi il francesismo, ma mi ride anche il buco del culo, veramente. Sono contento, sono contento. Ieri sera abbiamo
siamo una squadra eccezionale, siamo un gruppo fortissimo, andiamo il cuore sempre oltre l'ostacolo. Prima di questa partita veramente ci avevano dati per spacciati, ci avevano dati praticamente fuori dalla Champions, perché il Tottenham era troppo più forte di noi. Ma gli stessi, allora ragazzi, qua tanta gente parla di scaramanzia. Io invece, ragazzi, intanto la scaramanzia secondo me è per i deboli, punto numero uno, perché quando si scende in campo nello sport conta l'agonismo, conta il cuore, conta la passione e conta quello che dai in campo, non la cabala, non tutte ste minchiate. Non tutte ste minchiate. E chi dice che prima della partita diceva certe cose perché ha la sua scienza della cabala, non ci credo. Voi non ci credete, buttate le mani avanti. Su questo canale io vi ho dimostrato che solo chi ci crede arriva a certi risultati. Solo puntando il massimo si arriva a raggiungere i grandi obiettivi. E questa squadra lo sta dimostrando. Questo canale prende linfa vitale dalla nostra squadra. La nostra squadra è la linfa che crea quello che si è instaurato negli ultimi anni con i tifosi quelli veri, non quelli che prima scendono, poi salgono. Dopo la partita con la Fiorentina ve ne avete dette di tutti i colori. Stamattina sul gruppo Telegram addirittura uno dopo la vittoria, e veramente a me queste cose mi fanno incazzare, non siete capaci a godervi una vittoria. La prima parola che hai detto stamattina, non sto a dire chi sei, ma lo sai. La prima parola che hai detto stamattina, stanno osannando tutti Pioli, ma ricordiamoci che il periodo di gennaio è colpa sua e del suo staff. Il periodo di gennaio è colpa tua e della gente come te. Il periodo di gennaio è colpa di quella gente che ha criticato, ha puntato il dito sui nostri giocatori, perché nei momenti di difficoltà che si sta più vicini alla squadra, perché festeggiare oggi è troppo semplice, parlare oggi è facile per tutti, ma ieri prima della partita quanta gente diceva che avremmo passato il turno, in pochi, addirittura un canale grosso, un certo direttore, ha provato a dirmi in una risposta sotto un suo video che non si può sempre attaccare quelli che dicono certe cose. Di Milan non si può più parlare prima del calcio. No, caro il mio direttore, voi è una settimana che mettete le mani avanti e adesso parlate di grande impresa. No, quella di ieri non è una grande impresa, perché vi ripeto che in campo non scendono i soldi con le scarpe. Scende il cuore, scende l'anima, scende la passione. E scende una squadra fortissima che, se gioca come ieri sera, può battere chiunque. Chiunque può battere. Noi siamo l'AC Milan di Milano, 7 volte campioni d'Europa e 4 volte campioni del mondo. Questa è la nostra storia, questo è il nostro DNA. E se la squadra lo sta ricostruendo, mi dispiace vedere che ci sono alcuni tifosi che questo DNA l'hanno perso. Quando invece sono proprio quelli della nostra età che dovrebbero trascinare quelli più giovani. Quelli che probabilmente certe partite, certe sfide non le hanno mai vissute e quindi partono più impauriti. Noi dobbiamo infondere coraggio a tutti quanti, noi dobbiamo crederci sempre, non la cabala, la sfiga, il parlare prima per... Ve l'ho già detto, quelle cose sono per i deboli. E questa squadra, questi tifosi, e veramente ragazzi, un saluto e complimenti a tutti i ragazzi che erano a Londra ieri. Hanno preso freddo, pioggia, neve, siete uno spettacolo. Luca, il Pacio, Sticco, tutti, siete uno spettacolo. Siete l'anima e il cuore di questa squadra, i complimenti a tutti. Noi siamo la curva sud, sud, sud. Grandi ragazzi. Allora ragazzi, facciamo un minimo di analisi
ma l'analisi la posticipiamo nella live che probabilmente sarà oggi pomeriggio o addirittura stasera. Ci stiamo organizzando a livello di canale. Ragazzi, vi chiedo per favore di mettere i like ai nostri contenuti. Il like è importante per mandarci più in alto possibile nella home di YouTube, in maniera che i nostri video vengano visti il più possibile, perché solo facendo vedere facendo sentire le nostre parole porteremo sempre più entusiasmo nei tifosi del Milan. Solo facendo vedere i miei video, le nostre dirette, quello di cui fate parte anche voi che seguite questo canale, riusciremo a far capire quello che pensano i veri tifosi del Milan, chi tifa Milan sul serio, non per i like, non per le visualizzazioni. Ragazzi, quanti canali stupidi ci sono, quanti canali che puntano al like sputando merda e festeggiando dopo le vittorie. Siete la vergogna dei tifosi del Milan. A parte che voi non siete tifosi del Milan, perché il tifoso lo fa allo stadio e voi allo stadio non ci siete mai andati. Io ultimamente non ci sto andando tantissimo, avete ragione, però ho deciso di venire a 1400 km e soprattutto sapete che ho le mie difficoltà legato a diffide e casini che avevo in precedenza. Quindi ieri non ero a Londra perché dall'Italia non posso uscire per seguire la mia squadra in questo momento. Allora ragazzi, un minimo di analisi di partita. Allora, intanto ieri tutti molto molto bene. Ieri sera la prestazione è stata da 10 e lode. Facciamo un minimo di pagelle. Mike Maignan, voto 7,5, perché il rientro di questo grande giocatore, perché questo è un top player, questo probabilmente il nostro Magic Mike oggi è il miglior portiere in Europa, di fianco a qualcun altro, ma in questo momento Mike Maignan è il numero uno dei numeri uno in Europa. E ieri sera la parata al 93esimo vale più di un gol, e l'ho dimostrato, perché ieri non abbiamo segnato, abbiamo passato il turno, quindi la parata di Mike vale molto più di un gol. Ed è stato l'unico intervento difficoltoso che ha dovuto fare in questa partita. Quindi ragazzi, capite cosa vuol dire avere un portiere come Mike in porta, ma non solo per le parate, per tutto. Ragazzi, Mike è sempre all'interno del gioco, è sempre di fianco ai suoi compagni, grida, dà consigli, pacche sulle spalle. Mike Maignan è un elemento fondamentale nella nostra squadra, e Tatarusanu li vogliamo bene, ha dato il suo contributo per arrivare dove siamo oggi, ma Mike è tutta un'altra cosa. Mike è veramente un portiere eccezionale, ma prima ancora un uomo eccezionale. Il carisma, la garra che mette dentro ogni partita è quella di un capitano non senza fascia, di un capitano con tutto fasciato. Un capitano eccezionale, grande Mike Maignan. La difesa, ragazzi, non stiamo facendo le pagelle le faremo domani, però ho voluto dare un voto a Mike perché è quello che mancava da più tempo ed è quello che ieri più di tutti, insieme a un altro giocatore di cui parleremo, è il simbolo di questo Milan, della forza di questo Milan. Passiamo alla difesa 3, con tre centrali che oggi probabilmente sono fra i migliori in Italia, con un centrale, Malik Shaw, che sta facendo cose importantissime. Ieri sera Fik Tomori non ha sbagliato un intervento, Malik Shaw ha annullato Kane, si è messo in tasca Kane, che di fatto è riuscito ad avere un'opportunità che ha sfruttato, ma poi Mike ha fatto vedere chi è, ma Malik Shaw l'ha praticamente annullato. Pierre Kalulu, come sempre, una partita da 10 lode, non sbaglia un intervento in fase di impostazione e di corsa. Pierre Kalulu sta facendo vedere la sua prestanza fisica. Fisicamente Kalulu è devastante,
devastante. Fick Tomori ieri sera è stato imperioso, petto in fuori, schiena dritta, anche lui, tanto carisma, tanta voglia di fare, tanta voglia di far vedere a tutti che ogni tanto si può sbagliare, ma questo non vuol dire compromettere o dover giudicare un giocatore solo quando si fanno degli errori. Andiamo a centrocampo, ragazzi. A centrocampo ci sono stati Tonali e Krunic, e Tonali è il polmone con le scarpe di questa squadra. Corre chilometri su chilometri, picchia e prende botte in ogni partita, finisce la partita sempre con buchi sulle gambe, caviglie gonfie, ma Sandro è il cuore pulsante di questa squadra. E Rade Krunic, ragazzi, Rade Krunic, il tanto bistrattato Rade Krunic, quello che ogni volta che scende in campo sembra che Pioli stia facendo qualche errore. Ieri ho risposto a gente che viene fuori solo quando deve criticare. Erano mesi che non ti sentivo sul canale, non sei nemmeno iscritto al canale e ti permetti di venire fuori solo quando devi criticare. Parlo proprio con te, gente che non ha nemmeno il coraggio di mettere la propria immagine quando scrive. Come si fa a tenere fuori Bennacer? Ecco come si fa, lo si fa per passare il turno, lo si fa perché Stefano Pioli, a differenza tua, è un uomo intelligente, è un uomo che sa quello che deve fare. Rade Krunic, partita eccezionale, tanta legna ma non solo, grande qualità anche da parte di Rade Krunic. Rade Krunic è incollato a tutti quelli che passano la sua linea di campo, è incollato. Rade Krunic è un giocatore eccezionale, è il jolly che tutti gli allenatori vorrebbero avere, ma soltanto noi abbiamo. Grande Rade. Teo Hernandez, ragazzi, Teo Hernandez. Vogliamo tutti bene a Davide Calabria. Davide Calabria è un patrimonio di questa squadra, ma oggi vedere il giocatore più forte di questa squadra, perché Teo Hernandez è il giocatore più forte di questa squadra, il vero top player di questa squadra, vestire la fascia di capitano, una fascia di capitano importante come quella del Milan, quella che hanno vestito Franco Baresi, quella che ha vestito Paolo Maldini, quella che hanno vestito i più grandi giocatori della storia, portarla con quella, con quel carisma, con quella, quella prestanza, quello, ragazzi, è uno spettacolo, è troppo bello vedere la nostra fascia su un giocatore del genere. Oggi Teo Hernandez è l'esterno più forte del mondo. E attenzione come lo sto chiamando esterno, non sto parlando di terzino, non sto parlando di laterale alto alla Leao. Oggi Teo Hernandez è il giocatore sulla sinistra più forte al mondo, non ce n'è per nessuno, nessuno si avvicina minimamente a Teo Hernandez. Teo Hernandez ogni volta che ha il pallone nei piedi davanti crea uno scompiglio, fa buttare fuori i giocatori, segna, ma ragazzi, la padronanza nelle azioni difensive, ogni intervento di Teo Hernandez fa alzare tutti dalla sedia, ogni intervento di Teo Hernandez fa gridare i tifosi. Teo Hernandez oggi è il simbolo di questo Milan, è il giocatore che più di tutti, insieme a Sandro Tonali, Olivier Giroud, ha nel cuore, nelle vene, il sangue rossonero. Oggi Teo Hernandez è l'uomo giusto con quella fascia addosso. Oggi Teo Hernandez, ragazzi, io in Teo Hernandez, adesso vi faccio un paragone fra Teo e Rafa Leao. Ieri a me Rafa ha fatto parecchio arrabbiare. Ieri Rafa a me mi ha fatto arrabbiare perché mister 7 milioni di euro per l'ennesima volta nelle partite più importanti sparisce. Teo Hernandez c'è sempre. Oggi a me Teo Hernandez, sapete chi mi ricorda? Zlatan Ibrahimovic da piccolo. Quel carisma, quella forza, quella passione, quell'indisponenza, quel
tutto, quel sono tutto io, che è importantissimo per un giocatore così giovane e un giocatore che sa di essere così forte. Andiamo dall'altra parte con Junior Messias e poi parleremo di Rafaleão. Ieri Junior Messias ha avuto sui piedi per l'ennesima volta la possibilità di portarci in vantaggio. Junior Messias è un giocatore che è sempre lì e sempre si fa trovare. È sempre lì nel momento giusto, al posto giusto. Poi però puntualmente per fare un gol ne deve sbagliare 30. E questo è quello che manca un po' al Milan in questa stagione. Dover fare troppi tentativi per segnare. Ieri avremmo potuto vincere la partita anche 2-3-0, 2-3-1. Perché poi alla fine il Tottenham... Ragazzi, il Tottenham in due partite in 180 minuti ha tirato in porta due volte. Noi le nostre azioni le abbiamo preso il palo con Origi. Poi parleremo anche di Origi, perché avete rotto i coglioni con Divo Origi. Però Junior c'è sempre in questo momento. Junior nelle dinamiche di gioco del Milan è importante. Stefano Pioli, da quando Junior Messias è tornato in forma, spesso viene preferito a Saelemaekers. In tanti si lamentano, però Junior Messias all'interno di questa squadra ha un suo perché. A livello realizzativo sicuramente è più importante, fa qualcosa in più di Saelemaekers. Alexi ieri, quando è entrato per un infortunio di Junior, adesso vedremo cosa sarà l'entità dell'infortunio di Junior, sicuramente qualcosa di muscolare, però Alexi anche lui ha il suo contributo, lo dà sempre, quando segna non si lamenta mai. Ieri la scena che non trovava i parastinchi è stata, vabbè, lasciamo perdere, Pioli gli diceva muoviti, vabbè. Allora ragazzi, passiamo lì davanti, perché secondo me ieri i due migliori in campo sono stati Theo Hernandez e Brahim Diaz. Brahim ieri sera è stato eccezionale, ha messo pressione a tutti quanti, era un motorino, non si fermava mai, cercava sempre di farsi dare il pallone, i compagni lo servivano perché l'hanno visto in grande serata. Ragazzi, la Champions League esalta Brahim Diaz, a Brahim piace la Champions e lo vedete, cioè un giocatore che diventa più alto di 10 cm in Champions League. Quando sembrerebbe che per lui sia impossibile affrontare alcuni marcantoni di due metri, ragazzi, Brahim Diaz lotta, sgagna le caviglie, strappa palloni. Brahim è cuore rossonero e sinceramente al prezzo giusto Brahim Diaz è un giocatore da tenere. Poi soprattutto Brahim Diaz è un uomo di Pioli, è un uomo creato da Stefano Pioli. Stefano Pioli sta facendo diventare questo giocatore un giocatore eccezionale, perché non è più un trequartista come quello di quando è arrivato. Oggi Brahim Diaz è un giocatore molto particolare, la vedete che ha una posizione in campo poco definibile, lo vedi nella nostra tre quarti, lo vedi lì davanti a dare l'ultimo passaggio, lo vedi davanti alla porta a segnare. Oggi Brahim Diaz è proprio l'esempio più lampante di quello che chiamano tuttocampista, che non so cosa voglia dire, però penso che sia un giocatore che gioca praticamente in ogni punto del campo, e Brahim Diaz è quello oggi. Olivier Giroud non segna, ma ragazzi, questo giocatore, abbiamo finito gli appellativi, abbiamo finito gli aggettivi, abbiamo finito i complimenti per Olivier Giroud, giocatore francese con più gol della propria nazionale, è davanti a un mostro sacro come Thierry Henry. Olivier Giroud, 37 anni fra poco, e tanto cuore, tanta forza, tanta passione e tanta voglia di essere giovane. Oggi Giroud ha 37 anni, ma ne dimostra 30. Oggi Giroud è un cuore pulsante di questa squadra. Probabilmente non farà tanti gol e manca un po' di tempo. Ma ragazzi, quello che fa Giroud è incredibile. E ora veniamo un po' all'ultimo giocatore, l'ultimo ma non ultimo, perché ragazzi, attenzione, non voglio criticare Leao, però Leao spesso in queste partite manca. Probabilmente è vero anche, ragazzi, che ieri sera Leao aveva i giocatori appiccicati addosso, appena toccava la palla lo raddoppiavano e quindi per lui diventa complicato, però è proprio adesso Leao che deve far vedere quanto è forte.
E noi lo sappiamo che Leao è forte, però ragazzi, Leao subisce molto la pressione. Secondo me deve imparare. Ecco, io prima ho fatto un paragone fra Teo e il vecchio Zlatan, un paragone ragazzi che non è giusto fare, lo sappiamo, non mi prendete. Però, allora, noi abbiamo come punto di riferimento la mentalità di Zlatan Ibrahimovic. Ecco, secondo me oggi il giocatore che si avvicina di più per ambizione, per quello che sta facendo vedere, è Teo Hernandez, non Rafa Leao. Oggi Rafa Leao è un giocatore normalissimo. Nella sua forza, spesso e volentieri, rientra. Perché Leao, se riesce a fare Leao, è formidabile. Ma se non riesce a fare Leao, è un giocatore normale. E ieri sera, quelle poche volte che ha provato a forzare o che è riuscito, abbiamo visto quanto potrebbe essere devastante. Però poi per tutta la partita Leao non lo è come non averlo avuto. Non correva, a me tante volte vedere Giroud correre dietro a tutti e lui camminare, sbuffare, mi dà fastidio. Leao, svegliati, perché allora in questo momento ragazzi io chiedo a voi, no anzi io questo discorso non lo voglio fare, lo faremo alla fine, però ragazzi, non lo so, io ci sono delle volte che penso prendiamoci sti soldi e prendiamo due giocatori, delle volte invece che dico no, Leao è fortissimo, questa è la dimostrazione di quanto sia altalenante Rafa Leao. I subentrati ragazzi, voglio parlare solo di Divock Origi e di Ismael Benacer, perché Rebic non voglio più parlare di Ante Rebic. Divock Origi entra in campo, gioca 5 minuti e prende un palo. Divock Origi nei 10 minuti in cui è stato in campo, è vero, non ce la fa a correre, non ce la fa, è indietro di condizione e questa stagione sarà così per Origi. Però ragazzi, le qualità di questo giocatore ci sono, si vedono, e io sono convinto che così come De Ketelaer nella prossima stagione potremmo puntare tutto su Divock Origi. Tutto, nel senso, servirà a fare un acquisto importante davanti, ma Divock Origi e chi arriverà lì davanti probabilmente saranno i due giocatori sui quali si andrà avanti per il futuro. E Divock è un giocatore che di qualità ne ha da regalare a tutti. Ismael Benacer, quando entra, fa il suo, corre, viene spostato Rade un po' più avanti, ma poi addirittura nell'ultima parte di partita diventiamo un centrocampo a 5. Ragazzi, ora andiamo in chiusura, 25 minuti di video sono tanti, magari non farete fatica ad ascoltare tutto, però vi prego ascoltate tutto il video perché è un video importante. Ragazzi, stamattina sono molto tranquillo, proprio sapete che bello essere rilassati così. La gente parla di impresa Milan, semplicemente il Milan ha fatto il Milan e io non mi stupisco più di questa squadra, perché questa squadra è forte, siamo molto forti, lo abbiamo dimostrato ieri sera, perché poi se ci vogliamo fare i conti, è vero, il Tottenham rispetto al Milan in questo momento a livello di soldi, a livello sotto il lato economico, sotto il lato di tante cose, è molto più in alto del Milan. Però poi il Milan è il Milan, questo è il Milan, e il Milan in questo momento può battere chiunque, può perdere, può non fare la partita, ma possiamo battere chiunque. Squadre che, è vero, sono molto più in alto di noi in questo momento, sono molto più avanti di noi, ma nei 180 minuti abbiamo fatto vedere a tutti che non sono i soldi che scendono in campo, ma è il cuore e la passione dei nostri giocatori, è la maglia del Milan che scende in campo. E questa è la cosa fondamentale. I soldi contano poco, non stiamo giocando a poker, si gioca a calcio. E la passione, il cuore, l'entusiasmo, la voglia di vincere dei ragazzi sarà sempre superiore. E sarà quella che ci porterà a vincere grandi, a fare grandi partite, ad arrivare a grandi obiettivi e a vincere tanti trofei. Perché questa squadra è solo all'inizio, ve lo ricordo. Ragazzi, sono 3 anni e mezzo che è nato questo progetto Stefano Pioli. E siamo già a un quarto di finale di Champions, abbiamo già vinto un campionato e siamo sempre lì.
Ragazzi, adesso tutto l'entusiasmo della Champions bisogna portarlo in campionato, ma ci pensiamo da domani. Si giocherà lunedì con la Salernitana, ma festeggiamoci, godiamoci questo momento, perché è un momento importantissimo. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio, cuore rosso nero. Ricordate, su questo canale si tifa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Ciao a tutti. Sempre solo filiazioni, rosso e